Mensa di Celestino, ore 12, zona Piazza d'Armi, tutti lì, in fila, in attesa di un pasto caldo. La crisi economica morde e aggredisce anche quello che un tempo era il ceto medio. È come nel film di Muccino, La ricerca della felicità, che racconta l'odissea di un venditore di auto ritrovatosi povero, con un figlio a carico e senza una casa dove poterlo crescere. Padri separati, pensionati che non ce la fanno a tirare avanti con la pensione, questo il dramma maggiore, ma anche imprenditori caduti in difficoltà economica e giovani coppie, dove solo uno dei due lavora, ma non ce la fanno a pagare l'affitto e a riempire al contempo il frigorifero. Sono loro i nuovi poveri dell'Aquila, un esercito che cresce a galoppo. È per loro, per mantenere la loro dignità ed evitare che provino vergogna, che ogni giorno si spalancano le porte della mensa di Celestino, che prepara oltre 140 coperti solo a pranzo, a fronte dei 40-50 di qualche anno fa, come ci racconta padre Quirino Salomone, un colosso nel mondo del volontariato aquilano. Padre Quirino, chi viene a bussare a questa mensa? Giovani che non hanno più lavoro, anche imprenditori in difficoltà economica e anche separati. Li hai detti tutti. Sappiate che questa riservatezza sta durando, è durata fino a un certo punto. Adesso pare che nessuno si vergogna di dire: guarda che non ho i soldi per la benzina, guarda che non riesco a pagare le utenze dalla casa che mi hanno dato. Eccetera. Io mi auguro che una riflessione di fondo per questo si fa subito a scaricare le responsabilità sui i nostri immigrati, eccetera. Pare che siano loro sono più colpiti, perché sono venuti qui per lavorare e saranno questi che ricostruiranno l'Aquila e saranno i nuovi imprenditori del lavoro, coloro che sono e hanno una disponibilità della forza lavoro. Questa è la ricchezza. Ebbene, questa città non li può guardare come degli intrusi. La difficoltà degli aquilani è la crisi generale, ma anche una crisi particolare di tutto quello che ci è accaduto, una disgrazia, e non vedo adesso l'intelligenza di una reazione. Cambia volto la povertà aquilana, così come è cambiata la città. Molti, troppi, padri di famiglia che bussano alle porte della mensa di Celestino per portare a casa generi alimentari di prima necessità. Nei loro volti la disperazione e la vergogna di non poter più sfamare i propri cari. Nulla di più deprimente. La colpa delle difficoltà economiche legate a problemi abitativi e occupazionali, ma come ci fa notare lo stesso padre Quirino, basta che si ammali o perde il lavoro uno dei componenti della famiglia o anche un affitto che si alza per precipitare. In fondo può capitare a tutti, la povertà spesso è solo un incastro di problemi, ci vuole poco a varcare la soglia dell'abisso, il problema è risalire la china in tempi di crisi e senza aiuti. Io ringrazio tutti quelli che ci danno una mano, perché sennò qua chissà che cucinavamo, l'aria fresca. E c'è anche un momento e un movimento di solidarietà che io ringrazio veramente, gente che ha pietà di queste situazioni, e soprattutto il consenso che si ha dalla gente per dire: quello che si può si sta facendo, speriamo di poter fare meglio e di più. Per non parlare, aggiunge padre Quirino ai nostri microfoni, della questione dei giovani extracomunitari, portati spesso a delinquere da uno Stato che chiede economicamente troppo a chi non ha e nulla a chi invece potrebbe dare. Bisogna impedire il dilagare della delinquenza originata dai cattivi stranieri, ma questo lo deve fare lo Stato. I ragazzi a cui scade il permesso di soggiorno, che devono pagare 171 euro più la marca da bollo, ma se lo sanno che non stanno lavorando e che il soldo non ce l'hanno, ma neanche per le sigarette, adesso anche dice sì, queste sono le leggi, ma se questi qua dovessero andare via e non hanno neanche i soldi per partire, per andare via, che cosa ci possiamo aspettare da questa gente? Questo sarebbe stato il trattamento per una civiltà umanistica, per un umanesimo non soltanto cristiano, ma di livelli di civiltà. Queste sono le cose. Stiamo mettendo tutte le condizioni per un futuro peggiore, perché se questi domani affamati prendono i sanpietrini e derubano tutto e sfasciano tutto, che cosa gli possiamo dire? Quando sarà la pazienza dei poveri? Cioè, fino a chi lo mette questo limite?